Oggi ci troviamo a Collodi, luogo d'infanzia di Carlo Lorenzini, autore della più celebre fiaba italiana nel mondo, Le avventure di Pinocchio. Ci troviamo per l'appunto al Parco di Pinocchio, che oltre ad essere un luogo interessante e divertente per famiglie e bambini, costituisce in realtà uno dei più riusciti esempi in Italia di connubio fra architettura, architettura del paesaggio ed arte. Il parco nacque nel 1956 attorno al nucleo originario costituito dalla statua di Emilio Greco, Pinocchio e la Fatina, e dalla piazzetta dei Mosaici, dove ci troviamo in questo momento. Nei decenni successivi il parco venne poi ampliato grazie all'intervento di tre dei massimi artisti dell'epoca: Marco Zanuso per l'architettura, Pietro Porcinai per l'architettura del paesaggio e Pietro Consagra per l'arte e le sculture. Zanuso e Porcinai hanno dato vita ad un luogo concepito come un lungo percorso per il visitatore, un percorso che è come un dedalo in cui ci si perde e ci si ritrova e in cui si viene trasportati in un mondo che è completamente disgiunto da ciò che ci circonda, dall'esterno. Questo grazie all'uso sapiente di grandi masse vegetali che fa Porcinai, impiegando gli elementi più tipici del giardino italiano, come l'alloro, il leccio, il viburno, il corbezzolo e così via. Si tratta di un percorso molto affascinante, in cui in luoghi inaspettati, sempre come elemento di sorpresa, ci si imbatte nelle opere di Consagra, che vanno ad illustrare le parti più caratteristiche e salienti della fiaba di Pinocchio. Il percorso raggiunge probabilmente il suo climax nell'area dedicata al grande pesce-cane. Qui Zanuso dà vita ad un'opera molto moderna, nonostante sia rivolta ai bambini. Il pesce-cane è una grande semisfera che getta acqua come una fontana dal centro della sua testa e Porcinai crea un ambiente di acqua e di bambù, facendo un uso di questa essenza vegetale molto moderno per l'epoca. Il Parco di Pinocchio, oltre a costituire un viaggio interessante ed affascinante all'interno di un luogo creato da alcuni dei massimi artisti italiani del Novecento, consegna al progettista di giardini contemporaneo una lezione estremamente importante. Ci fa cioè capire come le opere migliori e più riuscite risultino dalla collaborazione stretta fra l'architettura e l'architettura del paesaggio. Anche nei giardini privati, se l'architetto lavora a stretto contatto con il progettista di giardini e le due parti della casa vengono concepite come un unicum, si raggiungono sicuramente risultati migliori. Se a questi due elementi poi si aggiunge l'elemento dell'arte, dell'opera d'arte, allora il giardino può ambire a raggiungere le vette della creazione artistica.